Vabbè, questa è la situazione fino ad aprile, però adesso c'è una giunta nuova, ma non lo so perché bolle la pentola. Leggo dal Washington Post che ci sarebbe stato un pranzo dove il sindaco aveva nite una, però dopo avrebbe mangiato la foglia. Ma insomma, che c'è di vero in tutta dentro sta pentola che bolle a grotta ferrata, secondo il Washington Post. Ma fammi fare una battuta, diciamo che nella giunta Fontana ci doveva essere nominato l'assessore ai pranzi e alle cene, perché era un elemento che insomma univa un po' tutti quanti in quell'amministrazione. A parte la battuta, il punto è questo: la nuova giunta, mi fa piacere che tu fai questo riferimento, no? Perché ho sempre sentito e letto una serie di ricostruzioni abbastanza particolari. Su quello che è stata la cosiddetta crisi di ottobre, la crisi dei 7 consiglieri comunali, definita in vari modi. A ottobre scorso, perché ad ottobre scorso è nata la nuova giunta a cui tu fai riferimento, quindi dopo un anno e mezzo dall'elezione dell'amministrazione, cosa accadde? Accadde che dopo un anno e mezzo di immobilismo e di un'amministrazione che certamente qualcosina era riuscita a farla, io sono stato il primo da capogruppo di maggioranza a, come dire, elogiare alcuni elementi e alcuni obiettivi raggiunti, ma di fatto dopo un anno e mezzo ci siamo trovati nella condizione di constatare che l'amministrazione non aveva realizzato la gran parte delle cose promesse e quindi i consiglieri di maggioranza, non tutti, diciamo 7 su 10, e tra i quali, tra i 7 chiaramente c'ero anche io, abbiamo, come dire, fatto quello che deve fare un consigliere comunale, attività di indirizzo. Abbiamo detto al sindaco e all'amministrazione: signori, così non si può andare avanti, bisogna lavorare per i cittadini. E quindi abbiamo chiesto di realizzare, come ho detto prima, di siglare un patto di governo nel quale riportare i punti più importanti del programma elettorale, indicare per ogni punto entro quando si andava a realizzare e soprattutto, una volta che questo patto veniva firmato dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri, cosa che poi è avvenuto, che questo patto venisse pubblicato e consegnato ai cittadini, cosa che è stato fatto, così da creare un rapporto di trasparenza tra l'amministrazione e i cittadini su quello Certo. che si intendeva fare. In un certo senso, i 7 consiglieri ad ottobre dello scorso anno volevano esclusivamente una cosa: rilanciare l'attività dell'amministrazione, contingentare i tempi, programmarli e dire ai cittadini con grande chiarezza e trasparenza cosa intendevamo fare Una nei mesi successivi. roadmap. Bravissimo, una roadmap. Poi leggendo, tu l'hai letto, il documento programmatico era molto chiaro, era schematico: si farà questo, si farà questo entro la data, eccetera. Voglio dire che io ribadisco l'importanza di quella fase, perché dopo un anno e mezzo di un'amministrazione, chiamiamola fiacca per usare un termine poco tecnico, sarebbe stato da parte dei 7 consiglieri irresponsabile mandare a casa l'amministrazione e consegnare grotta ferrata ad un lungo commissariamento. Noi, un tentativo di rilancio dell'amministrazione, eravamo tenuti a farlo per rispetto dei cittadini che ci avevano eletto. Quindi, quando noi abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era l'unico obiettivo dei 7, qual era l'unico obiettivo dei 7? Te l'ho detto prima: siglare quel famoso patto di governo. Una volta siglato quel patto di governo, noi ritenevamo che un patto di governo firmato e dato ai cittadini rendesse tutti responsabili nei confronti di quelle cose da fare. Purtroppo il sindaco e i consiglieri, gran parte dei consiglieri, non hanno mai ritenuto importante quel patto di governo, e da qui poi l'inefficienza che è continuata anche dopo il patto di governo. Voglio anche dire che i 7 non hanno mai avuto, come spesso è stato detto, fame di potere o logiche diverse da quelle del rilancio amministrativo, perché intanto i 7 consiglieri erano consiglieri, sono rimasti consiglieri dopo la crisi. E poi faccio un esempio personale per far capire quali erano le logiche che muovevano il gruppo dei 7. Quando i 7 consiglieri andarono a parlare con il sindaco esponendo le problematiche di un'amministrazione ferma e proponendo il patto di governo, a me fu proposto di fare il presidente del consiglio comunale, lo dico con grande franchezza. E io rifiutai, nonostante ero il primo degli eletti e quindi avessi tutte le carte in regola per poterlo fare, rifiutai uno stipendio di 1.100 euro a 25 anni, mi avrebbe potuto far comodo, per coerenza con quel percorso che stavamo portando avanti con i 7. Per cui, come dire, questo è un esempio, solo un esempio, che prova che i 7 avevano solo in mente
il bene della città. Voglio anche, perché voglio dire, sono tenuto a farlo ed è corretto farlo per onestà intellettuale, citare un'altra collega consigliera, adesso ex consigliera comunale, Chiara Stirpe, alla quale nella stessa fase fu proposto un assessorato e anche lei rifiutò, per coerenza di quel percorso che stavamo portando avanti, rifiutò anche lei ad uno stipendio ad una giovane età. Per cui devo dire che i sette non hanno mai avuto fame di potere, ma hanno sempre mantenuto la barra dritta. Quando poi abbiamo realizzato l'obiettivo del patto di governo, alcuni sono rimasti coerenti con quella linea, tanto che addirittura si sono dimessi quando le cose non sono andate bene. Altri hanno fatto un altro tipo di scelta, ma questo non compete a me fare né critiche né polemiche. Ma sulla base di quanto lei afferma, allora, come, diciamo, come valuta tutte le critiche che io ho sentito in giro su questa mossa? Ma sai, le critiche ci sono state perché probabilmente non si è capito il motivo per il quale si andava a fare una determinata azione politica. Devo dire anche, probabilmente per il pregiudizio, perché la gente, Angelo, è abituata a trovarsi di fronte politici politicanti che pensano solamente al mantenimento delle poltrone o al raggiungimento di poltrone più prestigiose. Quindi io, anche se non l'ho condiviso, mi ha anche addolorato l'idea che i cittadini, secondo me non tutti, ma alcuni cittadini non hanno capito la bontà di quello che stavamo facendo, anche perché approfondendo era chiaro e lampante che quello che stavamo facendo a ottobre era solo per il bene della città. In parte mi rammarico di questo, in parte li giustifico perché sono stati abituati per 20 anni ad una politica che diceva di fare le cose per i cittadini e poi le faceva invece per interessi personali. Ma è evidente, approfondendo la questione di ottobre, con i comunicati stampa che sono stati fatti e con i risultati che ci sono stati dopo, è evidente e lampante che nulla c'era di fame di potere, ma c'era solamente la gioia e la voglia di realizzare quello che avevamo chiesto di fare ai cittadini. Una domanda tranchant: fame di potere, se poi non si fa nulla, che senso ha la fama di potere? Cioè, la fama di potere è giusta per chi ha un disegno preciso, dettagliato e lo vuole con determinazione portare avanti. Se, come lei dice, c'è stato uno stop, un fermo macchina, il potere di essere il capo macchina, che potere è? Questa è una domanda assolutamente legittima, perché ci sono due visioni della politica, Angelo. C'è chi pensa che la politica sia un modo per ricoprire dei ruoli che ti consentono di emanciparti magari da una vita che non ti ha mai consentito di comandare e di andare in giro e farsi salutare come sindaco, assessore o consigliere, magari di andare in qualche bar e avere i caffè pagati. E c'è chi invece pensa che il ruolo e la carica alla quale i cittadini ti mandano serva solo ed esclusivamente a fare le cose per i cittadini, e quando non ti consentono di farlo ci si dimette, come ho fatto io. Sono due visioni della politica diverse, io certamente ho la seconda.